anche se il presente e la terza guerra mondiale a pezzi, per dirla con Francesco, la pace è il futuro, affermano in coro 300 e più leader di tutto l'Atlante mondiale delle religioni. Il meeting annuale della comunità di Sant'Egidio fa tappa per questo 2014 ad Anversa, in Belgio, dove 100 anni fa esatti divampò la prima guerra mondiale. Tema caldo tra tutti, religione e violenza. Vedi le cronache piene di massacri in nome di Dio. L'Iraq è il pensiero di tutti. Ci sono interpretazioni dell'Islam perverse e distorte, dalla visibilità tanto grande quanto piccola è l'autorevolezza. Parola del Mufti d'Egitto Abdel Karim Allam, ospite della cerimonia di apertura. Riflessioni affidate alle altre voci presenti dell'Islam mondiale. Questo è un problema serio, sì, per il mondo islamico, l'autorità. La religione è un valore, dunque c'è anche un potere in questo valore e ci sono anche politici che questo potere cercano di usarlo per i loro fini. Non possiamo però rimanere passivi di fronte a tante inutili stragi, è scritto nell'incoraggiante messaggio a firma Francesco arrivato dal Vaticano. Anche se oggi la causa della pace, dice Andrea Riccardi, esige più coraggio e passione ancora. Prendiamo la Nigeria, metà cristiana e metà islamica, insanguinata dai fondamentalisti di Boko Haram. Parlare del dialogo sembra come se uno non vorrebbe vedere la realtà. Anche nella vicina Repubblica Centroafricana si è parlato di violenze di recente a connotazione religiosa, cristiani contro musulmani. La realtà è un'altra, un paese tanto ricco di risorse quanto povero e governato male. Per anni i nostri politici hanno ingannato la gente, non hanno saputo dare risposte ai bisogni della gente e adesso che gli serve consenso usano la religione. Needs.